Un duro colpo ai vertici dell''Ndrangheta, al cuore pulsante delle cosche attive non soltanto in Calabria, ma in Italia e anche oltre i confini nazionali. 116 le persone finite in manette in quella che è una delle operazioni contro l''Ndrangheta più importanti degli ultimi decenni. I ros di Locri, con l'utilizzo di oltre 1.000 uomini, hanno di fatto decapitato i vertici di 23 famiglie, i capi clan del cosiddetto mandamento ionico dell''Ndrangheta, punto nevralgico da cui partivano tutti gli ordini da impartire agli affiliati in giro per il mondo. Le accuse a vario titolo per tutti sono, solo per citarne alcuni, di associazione mafiosa, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, tutti aggravati dalle finalità di agevolare l''Ndrangheta. I provvedimenti scaturiscono da un'indagine diretta dalla Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria, che ha consentito di iscrivere nel registro degli indagati ben 291 persone, alle quali sono complessivamente addebitati oltre 140 capi di imputazione. Lo stato finito. Tecnicamente per il momento questo provvedimento. La mafia originale, però no a scadenza. Le indagini effettuate anche grazie alle intercettazioni ambientali e telefoniche hanno permesso di ricostruire le gerarchie e gli organigrammi di ogni locale, a partire dalla cosca Ficara Latella, egemone nella zona sud di Reggio Calabria, per proseguire lungo l'intera fascia ionica con un monitoraggio investigativo capillare e completo, come mai era avvenuto in precedenza. Identificati dunque gli autori di estorsioni, di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di danneggiamenti, nonché delle infiltrazioni negli appalti pubblici e lavori privati. Accertate anche le modalità di funzionamento dei cosiddetti tribunali di 'Ndrangheta e le procedure dei giudizi sugli affiliati sospettati di violazioni, nonché le regole applicabili in caso di faida. Ancora una volta ricostruisce i vertici dell''Ndrangheta, soprattutto nel mandamento ionico. Abbiamo 114 fermi. Di questi 114 fermi, diciamo che essi fotografano soprattutto i soggetti che attualmente governano le cosche, i locali. Abbiamo una ricostruzione nell'ambito dell'indagine delle attuali cariche, delle doti, si arriva anche alla crociata o croce o stella, ulteriori gradi che sembrano superare quelle di padrino, che una volta sembrava il grado più alto che l''Ndrangheta conferisse. Ma al di là di questo abbiamo approfondimenti di appalti, numerosi appalti nei quali l''Ndrangheta ancora una volta o esige il pizzo o inserisce le proprie imprese o acquisisce direttamente gli appalti. E si nota come la struttura camaleontica dell''Ndrangheta sotto il profilo economico sia tale da consentire ancora di utilizzare imprese apparentemente pulite, ma che in realtà sono esponenziali dell''Ndrangheta di cui manifestano tutta la forza. Devo dire che vi sono degli appalti anche molto importanti che sono stati passati all'esame dei carabinieri e tra questi quello stesso del Palazzo di Giustizia, laddove pur essendo apparentemente tutto perfettamente corrispondente alle regole, poi in sostanza vi sono imprese che riescono a svolgere noli a caldo, noli a freddo ed altri lavori, passando in modo molto insidioso tra le maglie del controllo. Il ministro dell'Interno Marco Minniti si è congratulato con il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette per l'operazione portata a termine con il coordinamento della magistratura che ha assestato un duro colpo al crimine organizzato. Questi risultati, ha affermato Minniti, dimostrano ancora una volta lo straordinario impegno che forze dell'ordine e magistratura mettono in campo quotidianamente per contrastare ogni forma di criminalità sul nostro territorio. La maxi operazione condotta nella mattinata di martedì dai carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Reggio Calabria, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, con decine e decine di arresti, è un nuovo importante successo frutto dell'impegno costante e straordinario messo in campo dalle forze dell'ordine e dalla Procura Regina ed è anche una smentita con i fatti della presunta impunità dei mafiosi e la loro pretesa di sostituirsi allo Stato. Lo afferma Rosy Bindi, presidente della Commissione parlamentare antimafia, sottolineando che lo Stato c'è e fa la sua parte nel contrasto dell'illegalità e l'operazione costituisce inoltre un messaggio di speranza per la Calabria onesta che non si piega alle intimidazioni 'ndranghetiste.
Per troppo tempo mafia e chiesa sono andati a braccetto nello stesso territorio. Queste le parole chiare e forti del vescovo di Locri, Monsignor Francesco Oliva, che arrivano dal santuario di Polsi, luogo simbolo della spiritualità, ma anche teatro dei tanti riti di affiliazione dell'Andrangheta calabrese. Parole che risuonano più forti dopo l'imponente operazione che questa mattina ha messo in ginocchio i vertici dell'ammandamento dell'Andrangheta ionica calabrese con l'arresto di 116 persone. È fortissimo anche l'eco delle parole che risuonano nella piccola chiesa della Madonna della Montagna. Accanto ad Oliva, infatti, ci sono tutte le istituzioni, dal presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, al ministro dell'Interno, Marco Minniti. Un incontro fondamentale per rilanciare un messaggio che non può più essere oggetto di interpretazioni di ombre e sospetti. Riappropriarsi di un simbolo rubato di fatto dall'Andrangheta, capace di strumentalizzare la fede, la Chiesa è di Dio e Dio non può essere accostato alla criminalità organizzata. È un messaggio di speranza dunque quello che arriva da Polsi, rivolto all'intero popolo calabrese e alla propria terra. E a questo popolo, ha detto Oliva, non si può togliere la speranza. Il nostro impegno come Chiesa è soprattutto a livello formativo. Oggi, più che mai, siamo investiti di questa missione: formare ad uno stile più evangelico, che accolga i valori della povertà, della non violenza, del perdono e della misericordia, senza lasciarsi ammaliare dal potere del denaro, soprattutto se viene dal mafioso benefattore. La commissione speciale di vigilanza, presieduta dal consigliere Ennio Morrone, alla presenza del vicepresidente della giunta Antonio Viscomi, del delegato alla sanità dal presidente della giunta Franco Pacenza e del dirigente generale del dipartimento bilancio Filippo De Cello, ha concluso nel pomeriggio di martedì la lunga seduta apertasi con l'audizione del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della regione Calabria, Massimo Scura. Nel suo intervento, caratterizzato dall'interlocuzione con i componenti della Commissione, Battaglia, Cannizzaro, Neri, Nicolò e Pasqua, Scura ha espresso la necessità di calcolare il fabbisogno della sanità calabrese in base alla riorganizzazione minima dei reparti. La Calabria, ha detto, ha una particolarità, quella di essere l'unica regione a non dover ridurre i posti letto ospedalieri, perché l'obiettivo è invece quello di farli crescere. Le problematiche sono tante. Ma il problema che è più urgente sulla rete ospedaliera è quello di poter fare le assunzioni di personale paramedico e medico, perché i pronto soccorso sono al collasso e quindi bisogna che si trovi una soluzione. Io penso comunque che il chiarimento sia stato importante e che ben presto dovrebbe dare dei risultati anche concreti col superamento di questo impasse per le assunzioni. Quindi una seduta sicuramente significativa e sicuramente utile e produttiva. Il presidente della regione Mario Oliverio e gli assessori Roberto Musmanno e Francesco Russo hanno presentato stamane presso la cittadella regionale la manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati all'esecuzione di interventi di adeguamento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico. Il bando, il cui avviso è stato pubblicato lo scorso 28 giugno, indirizzato al finanziamento di edifici definiti strategici, cioè relativi al coordinamento degli interventi in caso di sisma, soccorso sanitario e interventi operativi, ha una dotazione di 38 milioni di euro e termina il prossimo 16 ottobre. Il tema dell'adeguamento sismico è un tema particolarmente caro a questa amministrazione regionale. La realizzazione di questi edifici strategici presuppone l'adeguamento sismico, così come sul tema e sul fronte degli edifici scolastici un grandissimo finanziamento è previsto per poter fare in modo che la Calabria abbia scuole sicure sotto il profilo sismico. Io credo che già con questo solo segmento di programma ci sarà un impatto forte sull'occupazione immediata, che è quello di cui abbiamo bisogno, perché dobbiamo fare ripartire il sistema che si è rallentato fortemente. C'è stata la crisi internazionale nel 2007, però adesso in Calabria i morsi della crisi sono arrivati in maniera tagliente. Allora questo credo che sia uno degli altri elementi forti, questo degli edifici strategici, quindi l'impatto occupazionale è veramente importante. Quindi credo che sia un programma che contribuisce fortemente a questo impatto. Noi abbiamo allocato risorse importanti,
circa 530 milioni di euro, che ci consentiranno di mettere in sicurezza 500 edifici scolastici nella nostra regione, un numero consistente anche di strutture strategiche, palazzi comunali, strutture appunto pubbliche che hanno una particolare rilevanza, ma soprattutto gli edifici scolastici, perché appunto i nostri ragazzi possano frequentare edifici sicuri. È un volume di investimenti che aprirà anche cantieri, che consentirà per il sistema delle imprese opportunità di lavoro e creerà anche lavoro per tanti calabresi disoccupati. Insieme alla Lamezia Terme, per programmare nuove iniziative legate a tante, troppe questioni spinose in Calabria, i vertici di CGIL, CISL e UIL si sono dati appuntamento nella città della Piana. I segretari generali hanno fatto il punto sulle richieste avanzate e fino ad oggi non prese in considerazione dalla Regione. Presto, dice il segretario generale CISL Calabria Paolo Tramonti, incontreremo il governatore. Noi abbiamo bisogno di un piano straordinario per il lavoro e l'occupazione in Calabria, che guardi alla nuova occupazione, alla stabilizzazione del precariato, al contrasto al lavoro nero e sommerso, alla ricollocazione dei tanti lavoratori, delle migliaia di lavoratori che in questi anni sono fuoriusciti dal sistema degli ammortizzatori sociali in deroga. È chiaro che su questo incalzeremo il governo regionale sin dai prossimi giorni, dagli incontri che già sono stati programmati per la prossima settimana, e poi alla fine trarremo le conseguenze se i risultati saranno positivi o meno. Dai trasporti alla sanità, dal lavoro alle politiche attive. Questi temi cruciali per il futuro della Calabria, sottolineati dal segretario della UIL Calabria, Santo Biondo. Evidentemente le politiche della Giunta Oliverio non stanno incidendo sul tema del lavoro e gridano allarme a tutti quanti noi per il futuro, perché i giovani stanno scappando dalla Calabria, con i giovani le nostre speranze. Noi lo vogliamo evitare e chiediamo al governo regionale di aprire seriamente a una programmazione complessiva, attingendo anche da quelle che sono i fondi comunitari, il patto per la Calabria, ma alzando la testa rispetto a quello che è il confronto con il governo nazionale. Un uomo 68enne è morto sul colpo nel primo pomeriggio di martedì 4 luglio in un incidente stradale avvenuto sulla nuova statale 106 all'altezza dello svincolo di Borgio in provincia di Catanzaro. La vittima è Cesare Doria, era a bordo di uno scooter e viaggiava in direzione Soverato. L'incidente stradale è avvenuto all'interno di una delle gallerie dell'arteria, ma la dinamica non è chiara ed è al vaglio della Polstrada che sta effettuando i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata coinvolta nell'incidente una moto e probabilmente anche un altro mezzo. La dinamica comunque è ancora incerta e non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un improvviso malore. Sul posto sono intervenuti la polizia ed il 118. Prima il crollo di un muro di sostegno della nuova arteria della SS 106, poi la decisione della Procura della Repubblica di Catanzaro di sequestrare lo svincolo 6 di Germaneto della stessa strada statale. Spetterà ad un consulente tecnico stabilire i motivi del cedimento della struttura, dopo che nei giorni scorsi il Codacons aveva sollecitato un intervento della magistratura, depositando un esposto. Sul crollo avevano già indagato gli uomini della Guardia di Finanza, che una settimana fa, durante un accurato sopralluogo, avevano preso nota di avvallamenti e cedimenti. Il sospetto è che la 106 sia stata modernata senza badare troppo ai capitolati d'appalto, ed è per questo che si effettueranno verifiche sui materiali, mentre i finanzieri hanno già sentito alcuni imprenditori e personale che hanno lavorato nei cantieri nel tratto che va da Simeri a Copanello. Il sequestro, come dicevamo, riguarda lo svincolo 6 della corsia sud, quello che immette a Germaneto e dà accesso alla trasversale che porta dritta alla cittadella regionale, all'università, al policlinico e dalla Strada dei Due Mari, un'arteria principale che la Regione Calabria, in forza dell'accordo firmato con ANAS, ha cofinanziato per 190 milioni di euro, avendo in cambio facoltà di controllo sulla esecuzione dei lavori. Anche questo ovviamente sarà oggetto delle verifiche affidate dalla magistratura alla Guardia di Finanza.
Nonostante il caldo afoso, in migliaia si sono presentati alla colorata parata del Pride CS, partita da Piazza Loreto. Molta la gente è arrivata da fuori città, presenti anche intere famiglie e perfino una coppia di sposi etero che ha voluto avere un ricordo fotografico di questo evento. È la prima edizione di questo Cosenza Pride, stiamo scrivendo una storia molto importante per quella che è appunto la storia di Cosenza, l'orgoglio LGBT che scende in piazza. Stiamo avendo moltissime soddisfazioni, abbiamo trovato una Cosenza bella, una città che risponde e che è sensibile a quelli che sono i diritti per le persone LGBT. Ci può essere anche una Cosenza che ancora non è pronta, ma è giusto che sia così, noi siamo abbastanza pazienti e ci saranno altre edizioni dove potranno partecipare anche coloro che non hanno partecipato a questa. Oggi è una giornata dell'orgoglio Pride, che cosa vuol dire? Che i nostri ragazzi hanno il coraggio e la voglia di mostrare i loro sentimenti e il loro essere, e questa libertà ci deve essere, nessuno gliela può togliere. Noi genitori siamo il loro punto di riferimento e tutti i genitori dovrebbero avere lo stesso orgoglio di sfilare accanto ai loro ragazzi e sostenerli in questa società omofoba, direi. Questa è la quarta edizione per la Calabria, perché il primo Calabria Pride è stato nel 2014 a Reggio Calabria a cura dei tre comitati arcigay, poi è stato nel 2015 sempre a Reggio Calabria, l'anno scorso lo abbiamo fatto a Tropea e quest'anno è il primo Pride di Cosenza, quindi siamo comunque emozionati a ogni Pride. Io sono stata sabato scorso al Pride di Napoli e devo dire che anche lì l'accoglienza che la città ha dimostrato verso tutti noi è stata molto molto importante. Il corteo festante ha attraversato tutta la città fino a Piazza Amendola, luogo storico e simbolico. I gay cosentini si ritrovavano un tempo in quella zona, in clandestinità. Tutto si è svolto in armonia e tranquillità, grazie anche ad un imponente schieramento delle forze dell'ordine. Mercoledì 5 luglio alle ore 12 nella sala concerti di Palazzo De Nobili il presidente dell'ufficio elettorale centrale, il giudice Alessandro Bravin, a conclusione della verifica dei verbali delle diverse sezioni, proclamerà i consiglieri eletti che comporranno il nuovo consiglio comunale di Catanzaro a seguito del turno elettorale dell'11 giugno e di ballottaggio del 20 giugno scorsi. La delegazione comunale di Via degli Stadi di Cosenza ospiterà lo sportello legale di volontariato dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, sezione distrettuale di Catanzaro. Questo è uno sportello che abbiamo aperto in partenariato con il Comune di Cosenza, che giustamente ringraziamo, proprio per cercare di tutelare soprattutto le fasce deboli, quelle meno abbienti, che purtroppo spesso possono essere vittime di disagi, di violenze intrafamiliare e quant'altro, e quindi è proprio finalizzato al supporto a quelle che sono le famiglie più bisognose e che poi spesso rimangono prive di tutela. Ed è proprio per questo che cerchiamo di essere d'aiuto, nel vero senso della parola, con questo sportello, che è uno sportello di volontariato puro. Lo sportello risponde a una delle priorità dell'agenda politica del sindaco Occhiuto, ovvero contrasto alla povertà, vicinanza alle esigenze di tutta la cittadinanza, in particolare alle fasce deboli, e massima attenzione alle necessità dei quartieri periferici. La seconda fase dell'amministrazione Occhiuto si contraddistingue per un'attenzione che viene data anche alle fasce deboli, a quelle attività che sul territorio sono importanti per iniziative che devono in qualche modo favorire un supporto a chi ha realmente bisogno, ed è proprio in questo ambito che si inserisce l'apertura in collaborazione con l'amministrazione comunale proprio dello sportello di volontariato dell'AMI, formato da professionisti e tanti volontari capaci di supportare a 360 gradi le fasce bisognose. Le segreterie regionali dei sindacati FILT, FIT, UILT, UGL, FAST e ORS hanno proclamato in Calabria uno sciopero delle personale Trenitalia, RFI e Merci Italia Rail dalle ore 9 alle 17 di venerdì prossimo. Per i treni a lunga percorrenza non si prevedono variazioni alla normale offerta commerciale. Per i treni regionali potranno verificarsi cancellazioni o variazioni ai programmi di viaggio in Calabria e nelle regioni limitrofe. Si prevede comunque l'effettuazione di servizi per i quali si registra il maggior flusso di viaggiatori.
Potrebbero tuttavia verificarsi modifiche al programma di circolazione anche prima dell'inizio o dopo il termine della protesta sindacale. Siamo davanti a Villa Trieste a Catanzaro, dove si svolge la manifestazione qui in Villa Margherita, conosciuta anche come Villa Trieste. Anche l'edizione di quest'anno è andata molto bene, tanta gente con tanta musica, cinema, teatro, sport e libri. Di fatto l'obiettivo, insomma, che vi eravate prefissati l'avete raggiunto. Beh, innanzitutto è un piacere l'aver consolidato appunto l'appuntamento per il quarto anno consecutivo, una manifestazione nata appunto 4 anni fa. Ci vediamo alla Margherita. Ci vediamo alla Margherita, quasi per caso, un ragazzo, un catanzarese che per motivi di studio si trovava a Bologna, scrisse su Facebook: sarebbe bellissimo replicare a Catanzaro, nella mia città, quello che è l'appuntamento estivo di Bologna per eccellenza, che è il Cinema Sotto le Stelle in Piazza Maggiore. Da allora ci siamo inventati questa manifestazione, che è una festa, una rassegna di intrattenimento artistico e approfondimento culturale, che ha nel suo significato proprio la parte culturale, nel senso che comunque l'importanza culturale va al di là dell'importanza degli appuntamenti che poi formano questo calendario quest'anno di 10 giorni, perché vuole concretizzare un obiettivo, quello cioè della riscoperta di uno spazio che è stato dimenticato, di uno spazio che invece ha fatto la storia e l'identità della città, perché pensiamo che solo attraverso il recupero degli spazi e dei luoghi che hanno costruito l'identità della città si possa costruire un nuovo senso di appartenenza, di orgoglio, diciamo, di appartenenza alla città di Catanzaro, che forse poi propedeutico anche a una capacità di partecipazione, di sensibilità diversa, che servirebbe molto alla comunità, quindi non il nuovo senso della comunità. Poi appunto, come hai detto molto gentilmente, una manifestazione molto partecipata, una manifestazione che nasce dal basso. Costo zero per l'amministrazione comunale, costo zero per l'amministrazione provinciale, 0 euro anche per la regione. Tutto quello che viene prodotto e viene appunto il risultato di questi 10 giorni è frutto del volontariato di tantissimi ragazzi, giovani e meno giovani, che partecipano, e poi grazie proprio al contributo di quelle realtà imprenditoriali sensibili, ecco, che hanno deciso di investire su una manifestazione. Ecco, oggi sono 3 appuntamenti, questa sera ovviamente come ogni giorno iniziamo dalle ore 17 fino appunto a tarda serata, la presentazione di un libro alle 18, la prima serata con una tribute band a Mannarino e Rino Gaetano, e in contemporanea altre manifestazioni sulla terrazza che affaccia, diciamo, sulla città, nella parte inferiore della villa. Domani l'ultima proiezione cinematografica con Will Hunting, in questo omaggio a Robbie Williams, e poi la serata finale con una festa alla quale tutta la città è invitata. A Montalto Ufugo lunghi applausi e tanta emozione hanno salutato la serata inaugurale del Festival Ruggero Leoncavallo 2017. A calcare il palcoscenico per l'apertura ufficiale sono stati 120 allievi del liceo Lucrezia della Valle di Cosenza, giovani musicisti e cantanti che insieme ai loro docenti hanno dato prova di grande talento e abilità. Il Festival Leoncavallo deve essere anche un modo per dare un'opportunità ai nostri talenti che sono in Calabria, a Montalto, a Cosenza, comunque nei nostri dintorni, e proprio per questo è stata voluta questa apertura col liceo musicale. Ritengo che sia importante dar spazio alle realtà calabresi che si caratterizzano per qualità, ritengo che sia importante dare spazio ai tanti giovani che intraprendono questa strada. Non posso nascondere l'orgoglio per questo privilegio che la scuola ha avuto. Devo dire che questa serata siamo qui grazie anche alla lungimiranza del sindaco, che ha saputo trasformare un'attività didattica come alternanza scuola-lavoro in un progetto di promozione culturale e sociale. Metti anche tu. Per oltre un'ora le note possenti dell'orchestra del liceo Lucrezia della Valle hanno creato un'atmosfera fiabesca, complice anche la straordinaria location che già dalla prossima settimana ospiterà grandi nomi del panorama internazionale. Artisti come Accardo, come La Sastri, come Monica Guerritore, come Giancarlo Giannini, Alessio Boni e gli altri troveranno sicuramente uno spazio bellissimo dove potersi esibire.
Se è vero che chi ben comincia è a metà dell'opera, il Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo 2017 è partito col botto, merito anche della scelta coraggiosa dell'amministrazione comunale, che invece di aspettare i finanziamenti regionali ha coinvolto le aziende del territorio. A Montalto, quando si organizzava il Festival di Leoncavallo, l'idea di fare ricorso agli sponsor era del tutto sconosciuta. Noi sarà perché abbiamo praticamente ereditato una situazione economica particolarmente pesante, abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Il festival dell'anno scorso ci è servito un po' come trampolino di lancio perché abbiamo avuto la possibilità di avere più credibilità e quest'anno non abbiamo avuto nessuna difficoltà ad avere l'aiuto degli sponsor. Certo, poi c'è anche un sacrificio economico da parte dell'ente, ma credo che sia un sacrificio intanto abbastanza contenuto e poi indipendentemente questo dall'esito di quello che sarà il finanziamento regionale. Però credo che sia un investimento importante per la cultura e per la città di Montalto.